Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video reaction. Oggi reaction a Leggende Pokémon Kyurem. Leggende Pokémon Kyurem è un trailer fan-made realizzato da Drake, da quello che ho capito, perché è sul suo canale, magari poi ha anche altri collaboratori che vedremo all'interno del trailer. È simile al trailer di Leggende Pokémon Celebi, che ho visto un paio di settimane fa più o meno. Comunque, il trailer questa volta è fresco, non è di 7 mesi fa come quello di Leggende Celebi, e vediamo! Produzione da Drake, beh, cominciamo bene. Questa è una storia di tanto, tanto tempo fa, quando la regione di Unima era ancora divisa in tante popolazioni diverse, in attesa di essere unificate da due eroi leggendari. I Pokémon erano più liberi e la fauna era molto diversa da quella che conosciamo. Però Snivy? Perché Snivy? Snivy è di Unima. Ah, bello l'effetto sul nome Leggende Pokémon. Bellissimo. Oh, momento. Un momento, non bloccherò più, lo prometto, però quei poveri Ponyta stanno andando a fuoco ed è giusto così! È giusto così! C'è Pikachu lì sotto che fa il solito Pikachu. Vabbè, mezzo di trasporto è normale che sia così. Però, ok, mandi in mezzo ci sta. Oggi il protagonista c'ha problemi di calvizie precoce, eh. Beh, che sarebbe bello. Ma che è quello là sopra? Che è quel mantello? Uno spadaccino? No, dai, troppo presto sarebbe. Ah, già le forme. Mamma mia. Oh, santo cielo! Ma anche qui facciamo parte del team Plasma, come per Arceus il team Galassia, ma no, sarebbe un cliché. Anche se con Pokémon siamo abituati ai cliché, quindi è giusto, in un certo qual senso. Questa è la voragine. Boia. Boia, sì. Mamma mia, che figata sarebbe. E così i due eroi vogliono creare un unico grande impero. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con il loro piano? Oh, Dio. Capisco, sei solo un altro di loro. Eppure ti credevo diverso, sai? I tuoi Pokémon ti descrivono come una bella persona. Ah, l'antenato di N. Cosa? Non senti anche tu queste voci? I loro lamenti, le loro grida di aiuto. Mamma mia. Sono i Pokémon. Io li capisco, te lo giuro. Non sono pazzo. Loro non vogliono essere catturati, non vogliono lottare al nostro posto. Eppure quei due, con il loro drago leggendario, credono davvero di sapere tutto. Sono solo degli stolti. Solo io so cosa provano davvero i Pokémon. Solo io posso guidare queste terre verso la giusta direzione. E nessuno potrà impedirmi di farlo. Nessuno, hai capito? Scusami, sai, forse un po' pazzo lo sono davvero. Ma chi non lo è in questo mondo? Mamma mia. Sono 6 minuti di roba, eh. È come se fossero tre trailer condensati in uno. Heracles e Athena. Ah, oh, Athena, che bel nome. No, beh, dai, dai, no, no, questo è tracciato, dai, no, no, dai. Via i sottotitoli, dai, questo è. No, da Drake, che mi combini? Questi sono tracciati. Da Drake, non mi fare il tracciamento, eh. Scopri l'antica fauna di Unima. Ecco, sembra più azteco che a parte siamo in America, sì, ci starebbe un po', Dio. È un po' una cosa un po' diversa, ma guarda, oh, guarda che bella chioma.
Fuoco. Aspetta, aspetta. Non ho... Allora, Serperior Erba Drago mi piace. E Insignora Rera Fuocolo. Fuoco acciaio. Fraligheto l'acqua roccia. Più o meno sembrava. È acqua roccia, sì. Però è bello, è bellissimo. Porca miseria. Mandibuzz, forma antica. Ok. Volante roccia. Lui è. Ok, sì. Ah, eccolo! Horse Empire August Horse. Mamma mia, che bello! Mamma mia, bello il nome. Incontra maestoso drago originale. Tu non hai idea che figata sarebbe incontrare il drago originale. Ok, ok, ok. Verità o ideali? La verità o ideali? Ideali. Anche se la verità sarebbe meglio. Il fatto è che mi sta venendo per la mente. Il drago originale non dovrebbe avere un tipo diverso dal ghiaccio? Non dovrebbe essere drago puro? Ma non sarebbe meglio fare un altro tipo? O forse drago e basta? Per avere un tipo... Cioè, era il drago originale, tipo drago e basta. Ma magari poi ha un'idea tutta quanta sua da Drake. Non importa quale sia il cammino intrapreso dagli umani, saranno sempre destinati a commettere gli stessi errori. Sì. Individui con idee contrastanti saranno sempre condannati a scontrarsi. Ah, perché fanno la guerra, certamente. Certo, però la guerra... È un po'. Le spese sono quelli più deboli. Sarebbe bello se tutto quanto la faccenda di Unima e della macchina di AZ fossero successe le stesse cose nello stesso momento, sarebbe stata una roba epocale. Peccato che non sia così. Immaginatevi Kalos nell'antichità, che figata sarebbe. Tre spadaccini ovviamente hanno un nuovo typing. Alla massima potenza. Nuova forma, non typing, scusatemi. Forma risoluta, ok. Il typing forse sempre lo stesso rimane, che sarebbe anche giusto. Mamma mia, che bello. Un cervo pare, bellissimo. Un cervo volante intendo, non un coleottero. Bello Virizion. Boia. Bello davvero. E qua chi c'è? Keldeo. Kyurem. Mamma mia. Ah, da Drake e Refri. Refri-fi. Non so come si legge il tuo nome, scusami. Refri-fi, dico, e basta. Wow. Praticamente i modelli li ha fatti Refri-fi. Wow, amico mio. Devastante. Cioè, dai. Ma cosa gli vuoi dire? Guarda che figata. Sono veramente infuocati. Porca miseria, che belli. Serperior sembra un mostro azteco, è bellissimo. Incineroar che ha la chioma infuocata e Feraligator che è semplicemente bello. A me è sempre piaciuto un casino Feraligator e l'hanno reso ancora più bello. Serperior ha le braccia dietro, concerte. Ma guarda, guardalo, guardalo! E a me i Pokémon d'acqua non piacciono! Ma perché è così bello lui? Feraligator comunque lo fai, è bello! Puoi anche mettergli un sacco della spazzatura addosso, sarà comunque bello! Abbiamo anche qui tecnica potente e rapida, anche se... Mi sta per la mente che non vedremo mai un altro leggende. O meglio, se lo vedremo non con queste caratteristiche. Non con mossa rapida e potente. Perché non avrebbe senso. Qui abbiamo poi quello che è l'antenato DN o comunque della famiglia Armonia. Sta cosa è bellissima. Sta cosa è bellissima. C'è Charmander ovviamente per il meme, perché sai, no? Charizard ormai è un meme. Bello, bello davvero. Qui vediamo però, aspetta, qui vediamo Insignora in azione. Ma boy, ma che cosa fai, amico mio? Cosa combini?
Ah, però sul canale di Refref c'è anche un altro trailer. Meglio, è molto simile al primo, cambia qualcosina, però magari andate a dargli un'occhiata che è carino comunque. Ad ogni modo il video termina qui, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, sia ai due video sia ai loro canali, insomma trovate davvero di tutto. E come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, se ancora non siete iscritti magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!